appena ride, mo la canzone ride, fa ah, 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 ah. No, sei serio? È vero. Ciao. E su questa risata della canzone Thriller 1982, probabilmente il singolo più venduto di sempre, l'album più venduto. Però mi aspettavo che continuavi a ridere. Cioè, sembrava un po' la Orson Welles questa risata. Sì, diciamo, sì, no, perché stiamo per introdurre un argomenti simpatici. No, che fanno paura. Esattamente. Quindi è necessario. Risate di paura. Oggi parleremo di tre grandi argomenti. Il primo non può non essere il tema, l'argomento che sta tenendo banco su tutti i quotidiani nazionali, ovvero il Partito Democratico, Renzi, ancora di più, sempre di più. Il Partito Democratico in questo momento del paese è decisivo proprio perché esprime la maggioranza e sta vivendo al suo interno alcune problematicità che probabilmente avranno anche dei risvolti sul paese intero. Elezioni anticipate può essere un nome, quindi poi tutti i risvolti sull'economia reale, finanziaria e via dicendo. Quindi passiamo al fatto, due giorni fa direzione PD, direzione del Partito Democratico, e sostanzialmente una direzione dura perché verosimilmente è stata la prima direzione dopo il 4 dicembre. Dopo il 4 dicembre e dopo sostanzialmente importante la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum. Il secondo punto sì, di cui tratteremo, perché anch'esso ovviamente importante dal punto di vista internazionale invece, è il massive ban di Donald Trump, che è stato cassato dalla Corte d'Appello statunitense di San Francisco, esattamente. Quindi vedremo che conseguenze si ha, perché già il buon Donald ha detto ci vediamo in tribunale, esatto. Ovvero la terza. Sì, sì, poi c'è anche la Clinton che ha fatto un bel tweet. Un tweet dopo l'altro, esattamente. E poi infine ci rispostiamo di nuovo in Europa per seguire la Le Pen, che è la cara... carissima Le Pen, che ancora una volta ci sorprende con le sue dichiarazioni di integrazione e di amore fraterno tra paesi europei. Assolutamente sì. E, io direi, entriamo subito con il primo argomento, o preferisci riscaldarci prima con una canzone? Ma abbiamo ancora Michael Jackson? Lo dico io per te. No, non è Michael Jackson. Ci ascoltiamo i Nappy DJ Needles. C'era un Jackson. Ciao! Sì, forse non avevo capito se volevi... Non anch'io ho capito cosa volessi fare, infatti. Perché... No, perché hai detto del PD subito, mi è venuto automatico e ho detto ok. Perché allora tu hai detto subito. Continuiamo, quindi ho pensato, allora dobbiamo continuare subito PD e dopo diamo le altre notizie. No, facciamo così, dai. Allora magari la prossima volta dobbiamo fare più za e entravamo con lo za, che era più... Insomma, vabbè. A gamba. Vabbè, entriamo sul PD, facciamo due blocchi sul PD, ce la fanno? Blocchi sul PD? Sì. Il PD sta sempre molte soddisfazioni. Tanto poi Trump, un blocco solo, più o meno. Uno ce l'ha lei sulla cosa. Sì, sì, sono sì. E poi uno sulla iPad. E poi... Sì. Chi ci sta guardando? Io non posso vedere chi è che ci sta guardando, però potreste scrivere. Però c'è scritto, complimenti, è la tua 25esima trasmissione. Bravissimo. Dove? Ah, grande! Sì, infatti. Come disse Fini a Berlusconi nel lontano aprile 2010, che fai, mi cacci? No, va bene, nel senso... Non dovevamo fare tutto. Secondo me è meglio non farla a sto punto. Diceva lui prima, o altrimenti, come ti ho detto prima, a un blocco prendiamo un vostro cellulare e facciamo che non possiamo farla di un... Ma al massimo c'è, il discorso è che o lo fai con quello della radio e basta, oppure lo fai, oppure non lo fai. Capito. Questo è quello che è il discorso. Sì, c'era anch'io, non ha detto questo qua. Sì, no, riallaggio. Allora non si può. Allora avrebbe potuto dire. Scusate, stiamo registrando. Interpreti? Come? No, studi giurisprudenza. Come fai a dire non come io interpreto? Ho sentito quello che hanno detto, però faccio. No. Allora, fai una cosa. Chiudiamola. No. O se no la. Prendi la responsabilità. Se mi devi cacciare, mi caccia. No, non è che ti caccia, deficiente. Capito. No, lei ha detto che bisognava. Allora, un'intera col profilo non si può fare. Ha detto col profilo della radio. No, questo non mi ha detto perché io gli ho risposto. Se te ricordi, io gli ho risposto con quel che è mio, faccio quel che voglio all'interno delle leggi. Poi sì.
Ma non lo so, guarda, guarda. L'ho tolta, voglio manco sentire. Tutta mia, la responsabilità è tutta mia. Dicendo, cioè, ho capito quello che mi volevano dire, però comunque lo sto facendo, no? Vabbè, vabbè. No, vabbè, secondo me è meglio se... Scusa, ma se... La... Sì, no, altrimenti facciamo un blocco di... Di cosa? Fatela con tutti e due i telefoni. È quello che dico. Esatto, facciamolo però. Ma dobbiamo fare ma non questo blocco, abbiamo detto facciamo più blocchi. Dico, puoi fare pure, che fai? Una diretta di un blocco con tu da solo, okay. Sì, sì, sì. Facciamo un blocco di Trump ora. Io poi ti spiego dopo a fine puntata. Rendite che io non so manco dire metà del nome loro. Vabbè, gli Outcast. Rientriamo in diretta e prendiamo subito per la, non per le pinze, proprio per le corna. Per le corna il toro, con l'argomento PD e la direzione del PD che, ripetiamo, due giorni fa ha visto appunto sul palco i grandi esponenti, tra cui il nostro caro ex premier Matteo Renzi, che prende la parola. E all'ordine del giorno ovviamente c'è da discutere qual è il futuro stesso del PD, a chi assegnare appunto la segreteria, come ci si comporterà con le imminenti elezioni che, ricordiamo, si terranno, si non terranno. Sappiamo quando. Ancora non si sa cosa, però tra chi dice voto anticipato e chi aspettiamo la notare alle scadenza, tra cui vecchi conoscenti come Bersani, anche D'Alema, favorevole insomma a questa cosa, quindi cerchiamo un po' di capire un attimo, caro Dan, che cosa è uscito fuori da questa direzione PD. Renzi arriva alla direzione di lunedì e dice nel suo discorso: il PD è passato dal 25% al 40%, grazie a me, evidentemente. Critica le riunioni di corrente e le cosiddette riunioni del caminetto, e poi vedremo perché avrà anche una risposta a tutto questo, e dà ancora di più conferma la lealtà nei confronti di Gentiloni, il Presidente del Consiglio. Dice: non sarò io a dire quando staccare la spina, metafora, del governo, perché lo decidono le istituzioni, ovvero lo decide il Consiglio dei Ministri. In verità sappiamo che lo sceglie, lo decide il Presidente della Repubblica. Lo decide Beppe. Lo decide Beppe. E in tutto questo richiama ha uno scatto d'orgoglio del Partito Democratico, dice: non servono le scissioni, bisogna restare uniti, venite dentro, confrontiamoci, e poi chi vince, come in qualsiasi congresso, deciderà poi la linea. Il fatto è che poi nella notte, cioè in questa notte c'è stato un incontro fra Franceschini e Renzi per avere una quadra, perché le correnti del Partito Democratico sono delle correnti, sono decine, veramente, sono un incredibile minoranze, numero. Sottominoranze. Minoranze ortodosse, minoranze eterodosse, e vi dicendo, renziani della prima ora, della seconda ora, e vi dicendo. Con Franceschini, con cui comunque c'è un rapporto relativamente buono, insomma, con Renzi, si è arrivata a una quadra. Facciamo un congresso lampo, sì. Portiamolo domenica in Assemblea Nazionale questa decisione, facciamo il congresso lampo e poi andremo a votare, verosimilmente, nell'autunno, perché in estate con il congresso così a breve ovviamente non si può fare. No, infatti. Però c'è tutta una parte, però diciamo, c'è la bomba avversaria di Bersani, in teoria. La bomba di Bersani che dice che la scissione c'è in qualche modo, cioè lui parla di partito di Renzi, dice: nel partito di Renzi non esiste la minoranza. Nel PD sì. Bersani all'uscita dalla direzione nazionale ha fatto questa intervista in cui ha detto che la scissione già c'è, perché con lui nel 2013 800.000 iscritti. Oggi gli iscritti del Partito Democratico sono probabilmente 250. Sono veramente pochi rispetto al passato, non considerando che il Partito Democratico di Veltroni aveva più di 1 milione di iscritti, quindi comunque una decrescita, una contrazione sostanziale. Bersani quindi dice: andiamo fino alla fine legislatura, perché stiamo parlando del paese, quindi ci stanno i mercati, ci sono gli italiani, c'è l'Europa, insomma, che ci chiede completamente di andare avanti. La scissione, ripeto, sta proprio nell'elettorato,
E su questo tema l'hanno ripreso i tre avversari, verosimilmente, di Renzi alle primarie: Enrico Rossi, governatore della Toscana, Speranza, Roberto Speranza, che è stato capogruppo del PD, che sostanzialmente è il nuovo reggente dei Bersaniani, se vogliamo così dire, e terzo Michele Emiliano, che è anch'esso un governatore, in questo caso della Puglia. Si sono dati appuntamento a sabato, sabato ci vediamo, e hanno iniziato con una lettera, hanno diciamo varato una lettera in vista di sabato di questo incontro al Teatro Vittoria di Roma, dicendo che il partito non è più un partito democratico, ma è diventato sostanzialmente un partito renziano, il PDR, il partito di Renzi, ovvero monoculturale. Come ti dicevo, cioè, Bersani ha gettato la patata bollente. E loro l'hanno ripresa, ovviamente. Sì, assolutamente. Cioè, dire appunto che il partito di Renzi non c'è la scissione, ma è quello nel Partito Democratico, sì, è già insomma una bella bomba. C'è anche il nome di Orlando da fare. Orlando, sì, Orlando è stato un fedele renziano, è stato suo ministro della giustizia, lo è ancora, pur provenendo da una base appunto fortemente di S, lui ha una vicinanza particolare con l'ex premier, che tuttavia sta vivendo questo rapporto alcune rotture, e infatti lo stesso Renzi ha criticato non riunioni di caminetti, si intendeva proprio le riunioni delle minoranze, fra cui una è quella di Orlando. Lo stesso Orlando ha risposto dicendo che le riunioni di correnti esistono nel momento in cui sostanzialmente si ha una disapprovazione con la leadership. Si ha una disapprovazione con la leadership, e quindi per questa ragione sono giustificate. E il fatto del Partito Democratico è proprio questo: sono tante anime che però dovrebbero avere almeno dei punti comuni, delle identità comuni. Nel momento in cui alle direzioni nazionali, alle assemblee nazionali, si hanno questi spettacoli in cui parla un rappresentante per corrente, per esempio non tutti, Franceschini ha preferito rimanere nel silenzio, si è poi visto appunto nella notte di ieri con Renzi, ecco, l'idea è che il partito in questo caso venga prima rispetto agli interessi del paese. Va bene, e continuiamo a parlare del PD subito dopo un breve momento musicale, poi dopo vediamo benissimo nel dettaglio magari le tappe che porteranno al congresso. Scusa, però c'è stava. Scusa? No, scusa se ti ho fatto la cosa, però c'è stava il jingle prima della canzone, poi. No, c'era il jingle prima della canzone. No, ho deciso, è solo la politica. Ho deciso di provare, sto provando. Come la politica? Ho deciso. Non ho riso, ho detto una parola. Dopo la canzone. Ciao! Ora faremo ancora due palle. Hai cambiato tu? Senti? Ma dimmelo, cazzo, io ho detto... Ma... che cazzo ne so io? Ma che ci avete voi due oggi che fate... fate tutti a cazzo di cane. Con tutto rispetto per Radio Ascoltatore. Che sono cani, diretta ascoltatori. Sono i cani, magari, sicuramente, che ci ascoltano. I cani, il gruppo. Comunque, adesso rivediamo un attimo. Diciamo il voto, com'è andato? Sì. Aperte iscrizioni. La roadmap qua, vedi? Ce l'hai? Ma questa è quella teorica? Ok, era per capire. Articolo 9 PD, congresso, due fasi. La prima convenzione, e poi dopo le primarie. La convenzione penso si intenda del cosiddetto congresso, cioè quello che intende il partito, esatto, sì. Che comunque non avranno poteri, non avranno grandi poteri. Congresso e prima si svolgono ogni 4 anni. Il che implica che il prossimo dovrebbe tenersi in autunno, dovrebbe presente, avrà avuto luogo settembre-dicembre 2013. Fermo un secondo. Okay. Sei tu? Terremoti. Basta quei terremoti, eh? Allora, Daniele ha la psicosi dei terremoti. Non ho nessuna psicosi dei terremoti. Erano 5, siamo diventati 2. Porca di quella. Ok. Ma quanto dobbiamo sorbirci, Giuliano Palma and Blues Beater? Ma falla tutta. No.
No, è una domanda, anche perché penso siamo pure un po' in anticipo, forse. Vabbè, no, ci stavo pensando di... Questo blocco lo facciamo un po' corto. Sì, sono d'accordo. Tocca a te, Ok, aspetta, mi segno questa canzone, come si chiama? Cosa c'è? Ti leggo io a Carletto? Qualche caramella poi non sarebbe disdicevole. Vabbè, dai. Non sono d'accordo. Un tuffo nel passato con Giuliano Palma, che cosa c'è? Guarda, veramente... Che cosa c'è? Abbiamo... E che adesso cosa c'è? Abbiamo ancora il PD, c'è sempre il PD. Perché il Partito Democratico, a quanto pare, dopo la votazione 107 a 12 per fare il congresso, che comunque avrebbe avuto scadenza naturale a breve, perché è un, quello di segretario è un incarico di 4 anni, quindi 2013-2017. Come e il precedente, ricordiamo, 2013, quello a guida di Pierluigi Bersani. Ecco che il Partito Democratico riapre le iscrizioni fino al 28 febbraio, vediamo appunto come andranno, sicuramente ci sarà, come detto precedentemente, un decremento rispetto agli anni passati, ma questo a quanto pare è il trend un po' per tutti i partiti. Cosa succederà? Come si divide a questo punto il cammino? Anzitutto sappiamo che dovrà decidere l'Assemblea Nazionale, perché Renzi è per farlo subito, in primavera. Comunque, a prescindere da tutto questo, le fasi sostanzialmente sono due. C'è la presentazione dei candidati e ci sarà il cosiddetto, quello che un tempo chiamavano il congresso, ovvero adesso, la prima parte... Adesso convenzione. Esatto, la prima parte che, a cui appunto si chiede la partecipazione degli iscritti. Quindi ci sarà una votazione, si eleggerà poi una convenzione che darà l'opportunità a tre candidati, e solamente tre, di partecipare alle primarie. Di poter partecipare alle primarie. Interessante questo, perché se Renzi qualora si candidasse è sicuro, è verosimilmente sicuro, che passerà il turno, e poi noi abbiamo altri tre candidati che comunque sono relativamente forti, uno per una ragione e uno per l'altra. Speranza non ha sicuramente il carisma di Renzi, però ha una corrente, esattamente, alla Speranza, e ha una corrente dietro strutturata, che è quella bersaniana. Dall'altra parte poi abbiamo Rossi e Emiliano, che sono due amministratori locali, governatori di regione, che però hanno dalla parte loro sicuramente i fatti, perché comunque sono regioni che, forse, sia quelle nel centro-sud che comunque in Toscana, sono comunque regioni importanti e non indifferentemente economicamente importanti. Anche se non sottovaluterei nemmeno Orlando, nel senso, come figura, nel senso, magari potrebbe superare Emiliano o Speranza lo stesso, chi lo sa. Cioè, nel senso, magari può risultarsi il Civati della situazione, chi lo sa. Cioè, comunque, qualsiasi candidato, comunque, in questo momento va un attimo analizzato un po' meglio. Anche perché molti di loro, sostanzialmente, hanno tra i primi punti principali l'antirenzismo, e infatti si vedranno tutti e tre, ripeto, al Teatro Vittoria Romano, qui sabato prossimo, quindi verosimilmente hanno questa caratteristica comune. Poi dobbiamo vedere come entreranno nello specifico dei programmi, per questo c'è ancora tempo, perché di tutto questo si discuterà nella prima parte, nella convenzione, in quello che appunto veniva chiamato un tempo congresso. Poi i primi tre, come abbiamo detto, supereranno il turno e si avvierà alle primarie ancora una volta aperte, primarie del Partito Democratico, e sono un'innovazione appunto in Italia introdotta nel 2005 con le primarie per il centro-sinistra, per il candidato di centro-sinistra, fu candidato vittorioso Romano Prodi, e che per il PD nascono, anzi sono elemento fondativo, dal 2007, le elezioni di Walter Veltroni. Interessante analizzare che Veltroni... Cosa hai tirato fuori? Ho tirato fuori questa caratteristica, questa similitudine. Veltroni si candidò con un discorso, ricordiamo, a Spello, ma poi la candidatura per il PD, o meglio per il paese, perché poi alla fine alle primarie si parla di paese, non tanto di partito, la formalizzò a Lingotto, no? Che è questa struttura famosa torinese. Ecco, Renzi il 10, 11 e 12 marzo riformalizzerà
la sua candidatura proprio al Lingotto nuovamente, sulla scorta evidentemente di quel veltronismo, se vogliamo così chiamarlo, che comunque a Renzi non è sicuramente indifferente, anche perché ricordiamo sempre che sì, oggi l'avversario numero uno di Renzi è D'Alema, ma quello di Veltroni è stato per 35 anni proprio D'Alema ancora, quindi punti comune, coincidenze, a volte tornano. A volte tornano. Allora, detto questo, chiudiamo la parentesi PD, ce ne andiamo in musica ancora una volta e poi ritorniamo perché è ora di passare in America. Volevo chiamare la canzone Roma 3 Razzi. No, che chiami la canzone? Annunziare la canzone. Annunziare. Ma cazzo, io ero convinto che Orlando... Come? No, Orlando ero convinto che era candidato pure lui. Magari sì, però non penso. No, ero convinto che invece no, era solo per la presidenza. Allora, adesso andiamo dall'amico Trump. Oh, mi sono ricordato tutti i 7 stati che hanno cioè tutti i 7 stati da cui non si poteva entrare. Sì, Yemen, Iraq, Iran, Libano. No, Libano. Cazzo, me ne mancano due. Sempre lì però, Libia. Esatto. E Sudan. Esattamente. Siamo a Yemen, Iraq, Iran, Sudan, Siria e Libia, apposta. Mi piacciono i miei punti? Comunque qua ve lo dico, Napoli stasera fa un partitone. Ci mettiamo l'outsider RR. L'outsider. Magari. Che palle ste pubblicità. Adblock. Sull'iPad è un po' complicato. Non c'è. No, non c'è là in teoria. No, che magari ci stanno due X, no, ai lati. Però una ti fa aprire ancora le pubblicità e l'altra ti chiude. Vabbè. Il 10 c'è stata la sentenza della Corte Suprema di San Francisco. No, ho consegnato il giorno. 10. Sì, perché dopo lui ha scritto ci vediamo in tribunale. Parliamo di Donald Trump. Saluti a tutte e due, vi devo lasciare, bravi. Grazie, ciao Carle. Ci sentiamo presto. Tutto Carlo. Ciao ciao. E infatti si è perso Carlo in diretta a Zenzero. Zero. Allora chiudila, dai. Ma che chiudila? Io me lo dovevi dire subito, se no la registravo, capito? In un altro modo. Non vogliamo fare questo qua, la diretta Facebook con il coso della... No, no, in questo blocco lei non parla. Lei parla al prossimo blocco. Okay. Adesso? Sì. Canzone e poi lei entra dopo. Ma entra a parlare o entra al blocco? No, no, ora lei entra e vi riprende mentre voi parlate su Trump. Canzone e poi. Ah, sta dentro con il cellulare, ok. Sì, sì, ho capito, sono rincoglionito, ma ho capito, grazie. Arriviamo. Maledetti PD. Sta tesi del cavolo sul PD che feci. Mm-hmm. Però viene bene. Mm? Però viene bene la tesi. Lui quando aveva presentato l'appello? Ma non l'ho ancora messo. Scusa? Quando ha presentato il Muslim Bond? Non sappiamo la data? No. No, mi devi dire le credenziali per accedere. Non ci abbiamo tempo. Non abbiamo tempo? 6 secondi? Non avete preparato niente? Siediti, Siediti. Time is running out, the Muse. Ma questa canzone, sbaglio, almeno 3-4 volte al giorno esce qui. No, su Roma 3 Radio. È una tua impressione. Ah, una mia impressione, ok. Scusate, forse 4-5 volte almeno. Allora, dove ci muoviamo adesso? Te l'ho detto, passiamo negli USA.
Quindi, quindi mettiamoci, mettiamoci il cappello di, dello zio Sam, i pantaloni dello zio Sam e andiamo a vedere i New England Patriots di Boston, che hanno vinto. Non sono, non sono di Boston, prima cosa. Sono di Boston invece. Assolutamente sì. Vabbè, 100%. Ne parleremo dopo. Comunque Tom Brady ci sta seguendo. E piccola parentesi, è tifoso, Donald Trump è tifoso dei Patriots, per questo l'ho pensavo da Roma. No, assolutamente no. Cosa è successo qualche settimana fa? Cosa è successo? No, casomai qualche giorno fa cosa è successo? Che il povero Donald Trump ha preso una piccola batosta anche lui. Dal lato giudiziario, ovviamente. Eh sì, ovviamente non nella sua persona proprio in sé, ma in generale su il suo mandato che è iniziato da pochissimo, perché la Corte di San Francisco ha bocciato il suo ricorso all'appello che aveva fatto per il suo Muslim Ban, il famoso Muslim Ban, che è questa sentenza che in qualche modo blocca l'entrata di... Cittadini, sì, insomma, di persone che vengono da paesi, secondo lui, a potenziale rischio terroristico, e sono ben 7, giusto? Visto che l'hai ripassati, vai. Li ho ricordati a memoria, potrei quasi dirli in ordine alfabetico, ma non lo farò per non darti soddisfazione. Libia, Sudan, quindi verosimilmente anche Sud Sudan, Yemen, Iran, Iraq e Siria, perché sono i paesi dove oggi si fonda l'ISIS, il califfato, e Somalia, che vive da più di 20 anni una instabilità politica non indifferente. Sono questi 7 paesi... I cittadini di questi paesi non possono entrare negli Stati Uniti e abbiamo visto c'erano già state problematicità agli aeroporti di partenza e a quelli di arrivo. Ma anche le persone che hanno transitato, quindi che hanno il visto, ecco, in quel caso si creano dei problemi di rallentamenti. Il problema di un'italiana addirittura. Esattamente, anche gli italiani che c'entrano sempre in questi casi. Siamo sul Corriere Repubblica diventa la notizia principale. Cosa è capitato? È capitato che la corte, una prima corte, quella d'appello, quella di Seattle, la prima, appunto presieduta da James Robert, ha detto no, questo bando sostanzialmente è un bando che non è necessario perché non mette in pericolo effettivamente la sicurezza statunitense. Erano stati 2 stati che avevano spinto questo ricorso, Washington e Minnesota, poi altri 16 stati più centinaia di aziende. Però si è andati avanti perché Trump ha fatto ricorso e allora siamo arrivati a San Francisco, nella ridente e freddissima San Francisco, 3 giudici della Corte d'Appello all'unanimità hanno deciso, aggiungerei poi una cosa, che il primo giudice, quello di Seattle, era stato nominato dai repubblicani, quindi evidentemente c'è anche una frattura forse tra le aree repubblicane, anche perché ricordiamo che Donald Trump non è proprio un esponente classico. Sì, non ha raccolto tutta la maggioranza repubblicana, questo lo possiamo esatto. dire esattamente. E alle loro primarie proprio, anzi sì, una debacle. Poi invece alle primarie aperte, in questo caso è stato fortunato e vittorioso, stravittorioso anche. La giustificazione dei 3 giudici di San Francisco è stata la seguente: il governo non ha dimostrato la sospensione di quale divieto veda un danno irreparabile, cioè sostanzialmente non c'è un danno irreparabile qualora si vieti l'entrata di queste persone, perché comunque i controlli già ci sono, il pericolo non c'è. Trump, come al solito, ha risposto attraverso e poi, aspetta, tweet. Permettimi soltanto, ha inoltre aggiunto che le questioni di sicurezza nazionale non possono essere sottoposte a revisione anche se quelle azioni contravvengono potenzialmente a diritti e protezioni costituzionali. Fuori discussione che l'autorità giudiziaria possegga l'autorità di considerare sfide costituzionali all'azione esecutiva. Quindi in qualche modo cerca di mettere un po' le briglie a questa enfasi di Donald Trump su terrorismo e facili, insomma, prese di posizione su paesi del Medio Oriente, ecco. Assolutamente sì, e la sua risposta è stata, esatto, diciamo, nello stile tweet, ci vediamo in tribunale. Sì. Ovviamente il tribunale di cui parla è la Corte Suprema, di cui dopo, annunzio vobis, faremo un approfondimento con la nostra Francesca Spina. Ma in tutto questo la Corte Suprema in questo momento si trova in una situazione quasi un unicum storicamente parlando, perché sono 9 giudici, ma in questo momento a causa della dipartita di Scalia si trovano in 4 contro 4. O meglio in 8, ma sì. 4 nominati dai repubblicani e 4 democratici. Ecco, in tutto questo cosa succederà?
Stallo? Si sarà, appunto, sarà uno stallo, ci saranno problematicità, vincerà attraverso il pareggio verosimilmente, quindi no, cosa succederà? Non lo sappiamo, per ora sappiamo solamente che i tre giudici di San Francisco hanno avuto delle minacce forti dopo il... Esatto. E quindi hanno addirittura, la scorta è stata raddoppiata, quindi situazioni di tensione negli Stati Uniti che diventano sempre più palpabili. E la Clinton, sempre con un tweet, getta acqua sul fuoco, anzi scusami, benzina sul fuoco. Non so perché ho detto così, però benzina sul fuoco dicendo con un Twitter 3-0, in riferimento ovviamente all'unanimità dei tre giudici. Quindi la tocca piano, uno potrebbe la dire. Tocca piano, la esattamente. La tocca piano la Clinton. Va bene, detto questo, ancora un po' di musica e poi rientriamo. Ho un'idea. Facciamo la diretta sulla Francia e tu ora entri, facciamo l'ultimo blocco di diretta, ok? Però comunque c'è anche da dire una cosa, e questo dovremmo, secondo me, votare tutti almeno. Raffaele ha fatto già il post di uscita, quindi ora stiamo al centro. Secondo me allora tanto vale fare una foto adesso, noi quattro, ci abbiamo 3 minuti e 15, la pubblichiamo adesso, ci state seguendo? Tipo così, senza diretta Facebook, o altrimenti facciamo subito, la facciamo alla fine. Voi che fate? Voi che dite? Ma a sto punto, cioè, nel senso, siamo arrivati alla fine, quindi io direi facciamo una diretta subito e basta. Con lei? Con te qua? Fammi vedere il girato. Ma voi non avete un altro blocco? No? No, ora ci siete. No, adesso ci sei tu. Ah. Come? Non sento, non parli. Sta dicendo che io ho bisogno del mio telefono, quindi sì. La diretta dovrebbe essere fatta con un altro telefono. Ma quello che hai è sul tuo telefono per un motivo? Ok, no, se lo vuoi passare su un'altra cosa. Ma è un testo di che tipo? Allora, un attimo. Puoi metterlo sul gruppo WhatsApp? Se no, aspetta, possiamo usare... Ma perché non facciamo la diretta con te adesso qua? Dai, la mettiamo così frontale. Ma a lei gli serve il telefono. Ma se ora te lo passa qua su WhatsApp, no. Dov'è? Ok. Tu non puoi farla per 5 minuti. No, aspetta, mo che ci sto pensando, c'ho il tablet. Siamo coperti da cellulari, non riusciamo a fare una diretta Facebook. Non riescono a fare la diretta Facebook questi ragazzi. Potrei farla da fila qua, però non c'ho i credenziali del... Ma perché non te la segni tu la cazziata? Non subisco nessuna cazziata perché non lo sapranno mai. Sì. No, dai, è una cosa su Facebook. Io ce l'ho bloccati loro. Ma tutti adesso ti fanno sentire. Non lo guardano con un altro profilo. Non sanno neanche il mio nome. Allora, entriamo sul coso di Facebook. Allora, come siccome i credenziali... credenziali? Roma, aspetta, Roma 3 radio, chiocciola, Roma 3 radio, chiocciola, ok, tutto piccolo, ok, scusate, adesso parliamo di, ah ok, ci abbiamo ancora, ok. È stata messa già nella Costituzione nel 1789, la... Okay. È 1789 o 1787? 89. Adesso devo entrare con il profilo de... Live. Ah, non dobbiamo farla con la pagina. Con la pagina? Siamo già in... Sono già sulla pagina? Sulla pagina? Ma sulla pagina non si può fare la diretta? O sì? Questa è la pagina, no? Sì, è questa qua. Questa è la pagina? Sì, è questa qua. E giù? Devi fare stato? Sì, ce l'abbiamo, video in diretta. L'abbiamo fatta. Metti hashtag radar e siamo tutti felici. Sì, okay, devi entrare un attimo qua e non ci abbiamo la cuffia. C'è la cuffia là dietro, vai, sbrigati. Cioè, metti, sei tranquilla, ferma. Senti? Sì. Allora, vuoi venire al centro o vuoi metterti al lato? Qua. Saluti. Metti al centro. Mi sono più agitata oggi dell'altro giorno. Bentornati con Radar, il programma di approfondimento politico di Roma 3 Radio. Qui con noi abbiamo una new entry, poi non così new, perché già scorsa settimana ci ha deliziato con un approfondimento. Infatti Francesca Spina qui con noi. Ciao. Ciao a tutti.
praticamente ci parlerà settimana dopo settimana di una parola chiave, di una parola che entra nel contesto della nostra... magari già detto in puntata. Esattamente, sicuramente che entra nel contesto delle nostre, dei nostri approfondimenti sì. politici. E oggi qual è questa parola? Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Perché volevamo rimanere un attimo sulla scorta delle corti. C'è piaciuto troppo Trump. Ma soprattutto della Corte Costituzionale della scorsa volta, praticamente. Perché sì. abbiamo parlato della Corte Costituzionale italiana, oggi parliamo di quella statunitense, praticamente non parleremo sempre delle corti, costituzionali, no. tranquilli. Sempre. Allora, cos'è la Corte Costituzionale, come è composta, da chi è composta e quali sono le sue funzioni? Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America è il tribunale di istanza ultima del sistema giudiziario federale statunitense. Una definizione sembra complicatissima, in realtà è molto semplice perché il concetto si riduce al fatto che è la più alta corte federale degli Stati Uniti d'America e che è il tribunale di ultima istanza in quanto in sostanza vuole dire che le sentenze che emette questa corte non sono soggette al ricorso da parte di altri giudici. Quindi il terzo grado, praticamente. Il terzo grado, sì, giusto. Quindi svolge un'importante funzione, che è quella di giudice della costituzionalità delle leggi statali e federali. Ma facendo qualche cenno alla, diciamo, storico, diciamo che la Corte Suprema viene istituita nel 1789, precisamente il 24 settembre del 1789, ed era prevista dall'articolo 3 della Costituzione. Una, diciamo, cosa particolare, se così possiamo dirle, è che venne sì istituita, quindi viene, è attuata, però non ha una sede, cioè la sede ce l'avrà solo nel 1935, quindi in sostanza ben per 146 anni resterà senza sede, raminga, prima a New York, Philadelphia, Washington, addirittura per un periodo ha deliberato all'interno di un'abitazione privata e così via. Dovrà arrivare quindi Franklin Delano Roosevelt per sì. imporre una sede, giusto? Quanto sì, aspettavi sì. di dire in questo momento? L'unico presidente statunitense a avere più di due mandati, ricorderei. Sì, sì, sì. Ben quattro. Bene, come è composta, da chi è composta? Allora, è composta da 9 giudici, oggi 8. Quindi un presidente e 8 giudici associati, di norma, che sono nominati a vita. Accade però che, come è appena successo nel caso di decesso di uno dei giudici o un giudice decide per malattia o per altri motivi di abbandonare la carica, in sostanza il presidente degli Stati Uniti d'America nomina, sempre col consenso del Senato, un nuovo giudice, e quanto più o meno è accaduto adesso con Trump e tutto con la morte di Antonio Scalia e tutto il resto. In questo caso ultraconservatore, peraltro. Sì, ultraconservatore. Cosa accade? Che questi giudici deliberano in seduta comune, cioè nel senso la Corte Suprema siede alla presenza di tutti i giudici, quindi sia le udienze che le sentenze sono prese congiuntamente. Ma una piccola particolarità è data dal fatto che la Costituzione non prevede alcun criterio di ripartizione dei membri, quindi in sostanza questi 9 membri non fanno altro che rappresentare le diverse aree geografiche, tutte le comunità più importanti del paese, quindi degli Stati Uniti d'America, e diversi ordini sociali. Per quanto riguarda invece i casi, cioè come vengono a scegliere i casi da lavorare, è necessario che almeno 4 dei giudici sui 9 siano d'accordo nel prendere in carico, insomma, il caso da affrontare. Quali sono questi casi? Allora, sono di solito i casi che riguardano i pareri discordi delle corti d'appello, riguardano importanti questioni costituzionali e poi riguardano anche l'interpretazione delle leggi federali. Cioè, in sostanza, questo è a livello generale, cioè nello specifico la giurisdizione, diciamo, della Corte Suprema riguarda 2 tipologie. È di competenza in primo grado, cioè viene a svolgere, si occupa di quei casi che solitamente sono competenza dei tribunali di prima istanza, quindi di contea o distrettuali,
come nel caso per esempio di contenziosi tra i diversi stati per quanto riguarda questioni di confine, oppure competenze in grado di impugnazione, cioè si occupa di quei casi che solitamente sono di competenza delle corti d'appello, quindi anche relative per esempio alla, come ho detto prima, all'interpretazione delle leggi federali o all'impugnazione di una sentenza che è emessa da un giudice di una corte inferiore. E, cosa dire? Cosa dire? Mettiamo un 30. Ma io farei anche la domanda per la lode. Sì, no, diciamo. Infatti mettiamo anche la lode. Diciamo che... No, benissimo, benissimo, benissimo. Penso non manca nulla. Cioè, forse mancherà... Ecco, manca il nono giudice. Ecco, quello sì. Ecco, quello giusto. Manca sicuramente. Quello manca ancora. No, per il resto è andato bene. Tu vuoi aggiungere qualcosa? A parte dire che Franklin Delano Roosevelt era l'unica cosa che sapevo. Il tuo mito. Volevi anche dire che era uno dei pochi che è morto durante il suo mandato. Ma bravissimo. Vedi? Esatto, un 18 ci arrivo? Beh, più o meno. Comunque, ci andiamo ad ascoltare Ronan Keating e poi ritorniamo. E dai, eh? E dai, no, eh? Era più tranquilla l'altra volta. Perché sì, il vecchio qua sono... perché il vecchio qua mette calma, pacioso. Non te, Raffa, no. Mettevi calma. Grazie a tutti di averci seguito. E questo è il blocco appunto di Radar sulla Corte Suprema statunitense. Lei si è scordata, voleva dire una cosa, ma no, già abbiamo no, puoi no, dirlo no. Adesso che sei ancora in diretta. No, tacete no. Per sempre. Grazie ancora. Vede? Ciao. Ciao. No, stavo dicendo che. Che dicevi? Che giusto io sono andata in diretta su. Bentornati con Radar, il programma di approfondimento politico di Roma 3 Radio. Qui con noi abbiamo una... Tu fai con i mespina, vero? Sì, poi non così new, perché già scorsa settimana ci ha deliziato con un approfondimento... Direzione PT. Le Pen contro gli ebrei. Ok. Scusa. Quindi posso... Se vuoi restare. Sì, rimani. A tradimento, sai che... Puoi anche partecipare. No. Scappa. No, che dice Raffa laggiù che non lo leggo fino a là? Che c'ha scritto? Oh, io vi controllo. Eh? Io vi controllo, dice. Sì, vabbè. Ma cosa controlla? Non resti? Non come vuoi, perché è per sapere. Non fare domande. Minchione, non fare domande. Ha detto un po' la sicula. Non vuoi che ti facciamo domande? No. Come si chiama il movimento di Macron? Scusami. Ma quello non lo sa manco lui come si chiama, capisci? Come si dice? En marche. In marcia come si dice? En marche. Quanto ne sa. Ciao ragazzi, fra poco parleremo ovviamente della Francia, del un altro ban, The Jew ban, potremmo così chiamarlo. Il bando anti-israeliano, barra francese, insomma, da parte delle Le Pen, che vorrebbe lanciare. E ne parleremo fra poco, state... Noi state, vedo un solo in diretta, quindi stai con noi, chiunque tu sia. Abbiamo il 33% di possibilità Carlo Serrai, il 33% Raffaele Felici, ovviamente il 33%, anzi 34% Valerio Favale. Ok. Oh Cristo, sbagliato. Mi piace come sta venendo questa puntata, perché avete fatto blocchi molto veloci e siete stati così leggendo il sogno. Ah sì? Ma siamo più giovani, Raffa, insomma, quanti ne abbiamo fatto il lifting 80, 85? Airlifting a Radar. Occhio. Stiamo entrando? Oh. Ma sentito che bel sound questo Let Me Love You di Ronan Keating. Ma parla italiano, di che bella canzone. Che bel rumore. Questi anglicismi. Anglicismi che sicuramente in Francia, dove ci stiamo muovendo, non sarebbero amati. Per niente. Okay? Assolutamente. Tanto più dalla leader del Front National, il Front Nazionale, il partito di estrema destra francese, il partito populista, nazionalista, xenofobo secondo certi, antisemita, ora ne parleremo, secondo altri,
ovvero il partito di Marine Le Pen. Stavo dicendo Jean-Marie Le Pen, stavo sbagliando, ma comunque... Papà Le Pen ha già perso in passato, quindi... Ha perso tante volte, ha straperso le elezioni del 2002, come ricorda sempre il nostro buon Raffaele Felici, con 82% a 18. No. Sembrava che stavi dicendo così. Il povero Raffaele Felici sarebbe stato in quel caso. Cosa ha detto Marine Le Pen? Perché davanti a una intervista di... giornale francese, tra l'altro posso permettere di definirlo Mission Politique, come si pronuncia, giusto? Ho pronunciato bene? No, ma era solamente il titolo del giornale. Sì, tra l'altro è stata la giornalista Lea Salamé, si chiama, che non devi leggerlo all'italiana, Salamé, è proprio Salamé, è stata accusata poi tra l'altro via Twitter di antisemitismo e razzismo per altri motivi. Però sembra che l'abbia fatta quasi apposta questa domanda, che gli ha chiesto appunto, ma gli ebrei francesi avranno una doppia cittadinanza? E la risposta di Marine Le Pen qual è stata? È stato, gli ebrei francesi sì, ma coloro che, ovviamente ebrei, sono israeliani, dovranno decidere se avere una cittadinanza, o quella francese o quella israeliana. Non solo per questa azione, questa... appunto, azione di Le Pen, futura, qualora dovesse vincere le elezioni, è stata definita antisemita, sì. Però lei ha detto non solamente israeliani, la domanda era sugli israeliani, ha allargato anche di più, ha detto statunitensi, cioè tutti coloro che non sono europei non potranno avere la doppia cittadinanza, di cui una parte, la mezza, francese. Gli statunitensi dovranno decidere, esattamente. E i russi, si chiedeva, i russi no, perché loro fanno parte dell'Unione Europea. Non fa parte dell'Unione Europea, però fa parte, secondo il pensiero di De Gaulle, dell'Europa delle Nazioni, fa parte dell'Europa. Cioè, infatti lo stesso De Gaulle parlava appunto l'Europa dal Portogallo fino all'Os Russos, no? Cioè fino ai russi, praticamente. Quindi fa parte di quell'Europa, secondo la visione destrorsa, chiamiamola così, del fronte nazionale, quindi della destra appunto francese. Quindi dovranno decidere quale cittadinanza avere. È interessante perché è stato definito come un attacco nei confronti degli ebrei. Gli ebrei, che ricordiamo, sono molti in Francia, è la comunità ebraica più grande di Europa, 500.000, c'è un trend di questi ultimi anni molto interessante, per cui ogni anno circa 5.000 ebrei si stanno spostando dalla Francia a Israele, anche sulla spinta di alcuni attentati che hanno subito gli ricordiamo quello al supermercato. Esatto, a ridosso dei giorni di Charlie Hebdo, quindi sì, passato pure sotto... Se non sbaglio il giorno dopo. Due giorni dopo. Così, anche spinti quindi dalle richieste, insomma dall'avance di Benjamin Netanyahu, del presidente israeliano. Questo è già una spinta, ma poi altre spinte le abbiamo. Noi ricordiamo che dal 2004 in Francia non si possono utilizzare in luoghi pubblici simboli che richiamano alle religioni. Non si può, per esempio, usare i veli, no? I veli musulmani. Sì. E qua Le Pen appunto è contro l'uso della kippa in pubblico, quindi kippa, la pavolina. Sì, esatto. No, ricordiamo che magari kippa qualcuno non sa cos'è. E la papalina appunto utilizzano gli ebrei quando entrano nella sinagoga per rispetto nei confronti. Bene, la Le Pen l'ha giudicato un pericolo, in qualche modo un problema per la pubblica sicurezza. Per la pubblica sicurezza dei singoli cittadini. C'è da capire effettivamente cosa intendesse, però comunque lasciamo a voi i commenti su questa cosa qua. Di cui però aggiungiamo commenti che, secondo molti, per esempio Cicchitto, che è il presidente della... NCD. Il presidente, sì, fa parte di NCD, in quota come presidente dell'assemblea, dall'assemblea affari esteri della Camera, della commissione esteri della Camera, è stata definita come populista, euroscettica, razzista antisemita, che è sempre stato un cardine forte del padre di Marine Le Pen, quindi di Jean-Marie Le Pen, che più volte in passato ha parlato addirittura come camera gas un dettaglio, le camere a gas del periodo antisemita in Europa, del periodo nazista. Sì. Una chicca. Tu hai visto per caso il video di promozione di Marine Le Pen? Ho avuto la fortuna di non vederlo. Ecco, no, io volevo dire che a prescindere di tutto è veramente ben realizzato. Cioè, no, sul serio, cioè proprio con la grafica, il video, anche se ovviamente è molto nazionalista, moltissimo. Cioè, lei che parte, si trova su questa spiaggia e comincia a dire sono nata qui,
le mie radici sono qui e mi ha ricordato un qualcuno. Non diciamo chi, ma un 24 gennaio 1994 ce l'ha ricordato un po' tutti. No, vabbè, comunque, era un, ovviamente sto scherzando, però comunque ha una realizzazione che è molto familiare a qualcosa di non strano. Detto questo, andiamo ancora una volta in musica e ci ascoltiamo Battiato. E poi, ultimo blocco, Saluti. No, vedi, è bellissimo. Io, com'era? Aspetta. L'Italia è il paese che amo. Qui ci sono... No, aspetta. L'Italia è il paese che amo. Lo fa benissimo. Sì, no, perché me lo devo ricordare così. Qui è dove sono nato. Qui è dove sono le mie radici. Qui ho imparato il grande amore per la libertà. Per la libertà. Potevi farlo. Non so, non lo faccio. Ora rientro. E io ti faccio, questo non è Silvio Berlusconi, ma è Marine Le Pen. Marine Le Pen. Vabbè, insomma, ci sta lei che sta... sta spiaggia, poi dopo si sposta lei in mezzo alla folla, tutti qua. Però è, come ti posso dire, sembra, sì, no, ben realizzato. Per un momento mi sembrava un film di Christopher Nolan, sai, molto con, sì, c'è una musica del genere, c'è una musica tipo tipo Interstellar, capito? Sai, dico. E poi ovviamente comincia a dire, ah, contro quelli che hanno, contro chi ha fatto questo, vedremo la Francia. La grandeur de la France. Beh. Come si dice la grandezza della Francia? La grandeur. L'avevo sentito, mi pare, in un discorso di De Gaulle a Brazzaville nel 46. Ma certo, io c'ero. E vabbè. Senti, questa qui la sfumiamo, penso, fra un paio di minutini, perché stiamo fuori tempo massimo. C'è il Napoli che gioca contro il Real. Questa è la cosa principale. Giusto? Che sei, tifoso del Napoli? Ah, tifosa della regina. Niente. Del Crotone. Del Crotone. Ah. Capito. Una calabrese che non tifa la Juventus. No, anche la Juve. No, no. Infatti nel match della scorsa settimana è stata un po'. Hanno giocato giù da noi. Pure ci sapete. Abbiamo sperato che sempre 2-0 finita. Vabbè, dai. Sì, sì. È stata bella l'avventura, no, dai. Sì, infatti. Possiamo dirlo tranquillamente. In realtà stavo leggendo di alcune squadre che sono retrocesse con più di 35 punti. Penso che Crotone non sia arrivata neanche a doppia cifra. Mi pare sia no. Peggio il Pescara, proprio. Mamma mia. Ah, no, allora sì, il Pescara non è... Chi è l'ultima? Il Pescara o il Crotone? Pescara è ultimo. Allora sì, è arrivata a doppia cifra il Crotone. Pescara, Crotone e Palermo. Franci, la sfumiamo fra poco? E senti, puoi fare diventare con Berlusconi? No, vai. Dai, dai. No, saluto alla fine con me. Bandiera bianca, quanto siamo tornati indietro nel tempo con queste canzoni oggi. Ma chi ha scelto questa playlist, mi chiedo? Ma chi l'ha scelta? Secondo me Raffaele. Secondo me, visto gli anni, direi di sì. Oggi noi abbiamo terminato praticamente, abbiamo parlato di Francia, di Marine Le Pen, abbiamo parlato di Donald Trump e della sentenza del secondo grado di giudizio e poi abbiamo parlato ovviamente... Francesca ci ha parlato della Corte Costituzionale. Della Corte Suprema. Suprema, pardon. No, sai, sei in ritardo di una settimana. Ho problemi io qua in Italia, capito? Quindi, certo. E infine abbiamo parlato ovviamente del Partito Democratico che sta vedendo come risolvere i propri problemi e poi ci dirà come risolvere i problemi del paese, quindi successivamente. Speriamo, vedremo. Tutto dipenderà dal congresso per vedere quando andremo a elezioni. Se ci andremo a elezioni. Ma detto questo, ricordiamo i nostri contatti. Il tempo di ricordare i nostri contatti, come quello su Facebook, Roma 3 Radio con il 3 a lettera. Altrimenti, un cinquettio su Twitter, Roma 3 Radio con il 3 a numero. Altrimenti, ripeto, guardate le nostre bellissime fotografie, ne abbiamo già caricato un paio, Roma 3 Radio su Instagram, ovviamente. O altrimenti, Spotify, Roma 3 Radio. Oppure la mail classica a radio Roma, sì, scusate, Roma 3, domani ho un esame, scusate, Roma 3 Radio, @roma3.it, lo streaming su TuneIn, questa bellissima applicazione che gli permette di andare in Francia a nostre spese? Oh, no, a loro spese, sono loro che mi pagano, non sei tu. Anche io.
tu hai contribuito. Oppure venite qua di persona a Via Stanzia 131L, ascensore C, settimo piano, a destra, tirar, poi a sinistra. Tirarci due schiaffi quando le dicessimo qualche cazzo. Gli schiaffi servono sempre. Detto questo, rinnoviamo il nostro saluto. Grazie per averci ascoltato con pazienza. E soprattutto prendete i vostri bambini stasera e dategli un bacio. Ditegli: questo è il bacio di Radar. Chi sono? Buona serata a tutti, grazie di averci sentito. Ciao a tutti. Ciao. Pensavi che facevo Berlusconi e invece ti ho fatto Giovanni 23.